Fedro è stato scritto da Platone, probabilmente intorno al 370 a.C. È un dialogo tra due personaggi, Fedro e Socrate. Il giovane Fedro, dopo aver ascoltato un discorso di Lisia sull'amore, incontra Socrate e gli riassume gli argomenti dell'orazione che a lui è parsa insuperabile. Socrate finge di condividere l'entusiasmo del giovane compagno di passeggiata, pur rilevando che, quando parlano i sofisti, è alla forma che bisogna badare più che alla sostanza delle argomentazioni. In realtà, prosegue Socrate, non è accettabile il paradosso di Lisia, secondo il quale è ragionevole cedere alle lusinghe di uno che non ci ami, perché equilibrato, sereno e prudente, piuttosto che a quelle di un innamorato che è sempre pericolosamente instabile ed egoista. L'amore è un desiderio, e semmai la distinzione può essere fatta tra il desiderio che tende verso il meglio e quello che mira unicamente al piacere. Il punto dottrinale più importante del dialogo è la valutazione positiva della mania divina, o delirio, o momento irrazionale della vita spirituale. Il profeta, il sacerdote, il poeta e l'amante sono tutti mossi da un incontentabile slancio dell'anima, senza l'intervento del quale la specifica capacità di ciascuno non riuscirebbe ad esprimersi. Il delirio è d'altra parte il segno dell'origine del destino oltremondano dell'anima e nasce dal ricordo dell'esperienza, del mondo ideale, compiuta dell'anima, e dalla sua ansia di tornare in quello, la quale si manifesta come un appassionato tentativo di riaccostarsi al bello assoluto e porta gli amanti a cercarne segni sensibili nelle persone amate. In ogni cosa c'è solo un principio. Si deve conoscere bene l'oggetto della decisione, altrimenti è forza maggiore cadere in errori. Mai più non si accorgono di ignorare l'essenza di ciascuna cosa e, come se la conoscessero, non ne cercano una definizione comune al principio dell'indagine. Ma inoltratisi in quella, ne scontano la pena come è giusto, perché non si trovano d'accordo né con se stessi né con gli altri. Non permettiamo quindi che capiti a me e a te ciò che biasimiamo negli altri. Ma giacché si presenta a noi la questione se si debba entrare in intimità con chi ami oppure con chi non ami, decidiamo prima una definizione dell'amore che precisi la sua natura e i suoi effetti. E poi, tenendola sempre d'occhio e riferendoci ad essa, possiamo capire se l'amore è beneficio o dannoso. Ora, che l'amore sia un tipo di desiderio è chiaro a tutti, e in più sappiamo che sia desiderio del bello anche senza essere innamorati. Da cosa distingueremo quindi chi ama da chi non ama? Bisogna considerare che in ognuno di noi vi sono due tipi di principi che ci governano e ci guidano. L'uno è un innato desiderio di piaceri, l'altro invece è l'opinione acquisita che cerca il bello. Talvolta questi due impulsi interni sono in accordo, ma talvolta sono anche in lotta fra loro. E ora prevale l'uno, ora prevale l'altro. Quando l'opinione che ci porta all'ottimo attraverso la ragione vince, la sua vittoria è chiamata temperanza, ma il predominio su di noi del desiderio che razionalmente ci tira i piaceri viene chiamato sfrenatezza. Ma in verità la sfrenatezza ha molti nomi, perché ha molte forme, e quando una di queste forme è presente in maniera importante, dal proprio nome anche ne è pieno. Così il desiderio del cibo, quando predomina sulla ragione dell'ottimo e sugli altri desideri, si chiama gola e il nome servirà anche per chiamare chi ne è posseduto. A sua volta il desiderio del bere che diventi padrone e che trascini per questa via chi ne è posseduto è ovvio che nome che prenderà. In vista di quale desiderio si è premesso tutto ciò, lo si può già quasi capire, ma a dirlo sarà molto più chiaro che non dirlo. Quando il desiderio irrazionale, trascinato al piacere della bellezza, prevale sull'opinione tendente alla rettitudine ed è vigorosamente irrobustito dai desideri a lui affini, volti alla bellezza del corpo, diventa guida vittoriosa. Allora, prendendo nome della sua stessa forza, è chiamato amore. Oh, non ti sembra, caro Fedro, come pure a me, che io sia tutto preso da un'ispirazione divina? Davvero, Socrate, contro tuo solito, vieni giù facile come un fiume d'eloquenza. Taci allora ed ascolta. Certo, in questo luogo sento una presenza divina, così che non ti devi sorprendere se procedendo nel discorso io ne sarò posseduto. Già il mio stile è simile al ditirambo. Oh, è verissimo. Ma ascolta il resto, perché forse l'estro potrebbe abbandonarmi. A questo però ci penserà il Dio. Noi riprendiamo il discorso al fanciullo. Bene, mio buon amico, la vera natura di ciò su cui dobbiamo prendere una decisione è stata precisata e definita, ed ecco che ora diremo il resto con la mente rivolta a questa definizione.
Quale vantaggio o danno può verosimilmente provenire da parte di chi è innamorato e da parte di chi non lo è a colui che concede loro i suoi favori? Ora, un uomo in cui prevale il desiderio e il piacere è forza maggiore che cerchi di foggiarsi il suo amato nel modo più piacevole per se stesso, ma un ammalato piace ciò che non contrasta, mentre indispettisce ciò che lo prevarica o gli è pari. Quindi l'amante non si può sopportare facilmente che il suo amore valga più di lui o gli sia pari, e come cerca di dimostrarlo inferiore a sé e più debole. E l'ignorante è inferiore al sapiente, l'imbelle al forte, l'illetterato all'oratore, il tardo al perspicace. È inevitabile che l'amante, da una parte, goda di questi gravi difetti intellettuali e di molti ancora maggiori creati per natura nell'amato, e che d'altra parte li provochi per non privarsi dell'immediato piacere. Ecco che inevitabilmente diventi geloso e, imponendogli molte altre compagnie ed anche quelle utili attraverso le quali potrebbe divenire un vero uomo, è responsabile di una grave rovina, ma di una gravissima, quando gli impedisce quelle per cui potrebbe avvicinarsi alla maggiore intelligenza, alla divina filosofia. Voglio dire, dalla quale è inevitabile che l'amante allontani il fanciullo, tutto terrorizzato com'è di diventare oggetto di disprezzo, e le penserà tutte perché il ragazzo non sappia nulla e non abbia occhi per il suo amante. E ridotto così è un piacere dolcissimo per l'amante, ma per se stesso un'immensa rovina. Quindi l'uomo innamorato non è in alcun modo utile né come guida né come amico. Sara, saluta Instagram.